Bentrovati amici, consueto appuntamento con l'Indice. Si è svolta sabato sera la consueta manifestazione dell'addio all'estate. E io mi chiedo, ma se c'è un caldo, e vi devo dire che oggi è una giornata al mare meravigliosa, meglio di qualche calda e torrida giornata di agosto. Quindi abbiamo sempre detto che questa storia dell'addio all'estate, già la terminologia è sbagliata, perché dire addio all'estate il 16 e 7 di settembre, quando ancora da noi, grazie a Dio, almeno ora è estate a tutti gli effetti, secondo me è sbagliato. Quando fu inventata tempo addietro, non le avevamo neanche queste esigenze turistiche. Ora, come abbiamo detto più volte, insistere su questa terminologia secondo noi è sbagliato. Che cosa è accaduto nel tradizionale sabato di addio all'estate? Certo, i fuochi d'artificio, solite cose, però devo dire che quest'anno sì, c'era tanta gente, però forse la mancanza della tradizionale sagra dei cavati, per esempio pane e panelle, pane e cameusa, sono buonissime, non c'è dubbio, sono anche una novità, ma è come se gli facessimo gli spring roll in piazza a Ibla, a Maria delle Acuse. La gente era appassionata con quei cavati, con quella salsiccia, col caciocavallo. Ecco, devo dire che forse era un po' senza cuore, senza anima. Lo spettacolo è stato con Sasà Selvaggio, poi in serata dobbiamo dire che è costato un bel po' di soldi, non se ne abbiano a male gli organizzatori, ma sai, qualcuno è cominciato a fare dei controlli e a vedere quanto è stato speso in questa estate. A parte appunto quel piccolissimo aiuto che è stato dato, manco per la festa di San Giovanni, a proposito di San Giovanni, poi discuteremo con gli amici portatori, ma siamo già a 260.000 euro e di questi una buona parte li ha presi una sola ditta, che sono amici, bravi ragazzi, li conosco, però mi pare che si esageri un po'. Quindi a questo punto dovremmo anche capire perché sempre uno, no? Perché qualcuno dice, che c'è interesse? Io spero di no e sono convinto di no, però è un dubbio che ci rimane. Allora io suggerirei per la prossima amministrazione, qualunque essa sia, di cambiare questo nome di addio all'estate, ma di pensare a qualcosa che faccia ancora credere che l'estate c'è. Quindi continuiamo con l'estate, non lo so, l'estate di ottobre, un magnifico settembre, qualcosa che volete voi, ma non fatemi l'addio all'estate, perché è controproducente e comunque è una contraddizione in termini. Stamattina c'erano 33 gradi, ma se è finita l'estate, non lo so. E qui chiudiamo questa prima parte così, con le immagini di Lorenzo. E andiamo a due casi che in qualche modo riguardano il PD, ma oggi avremo anche ospiti importanti. Allora, è arrivata la notizia che il buon Crocetta, come ci ha abituato a fare, senza offesa, fa una cosa e subito dopo la ritira, torna indietro, fa un assessore e dopo due giorni lo toglie, decide una cosa e poi la richiama. E ha dato un mandato alla sua organizzazione di enti locali di intanto ritirare la delibera, quella che portava un milione solo alla provincia regionale di Ragusa, per la quale delibera, come vedete, e ne parleremo dopo, i dipendenti della provincia si sono mobilitati e hanno protestato salendo sul tetto della provincia. E quindi cosa c'è da dire? Che grazie a questa protesta, ma anche grazie all'impegno di Di Pasquale, perché dico questo, ora ve lo faccio sentire, perché oggi pomeriggio
stasera in serata c'è stato il candidato a presidente della regione Fabrizio Micari nella segreteria di Nello Di Pasquale. Vedete, c'è Peppe Calabrese da segretario cittadino, Mario D'Asta, e praticamente Nello Di Pasquale non c'era. Ma perché? Sentiamo cosa dice Peppe Calabrese su questo argomento. Abbiamo fatto stasera per presentare il candidato alla presidenza della regione della coalizione di centrosinistra del Partito Democratico e altri qui nella città di Ragusa e in questo comitato elettorale. Un applauso per il candidato, ringrazio la senatrice Enrica Padua che è qui con noi presente, un applauso alla senatrice che si è mobilitata anche lei. Mario D'Asta, in qualità di presidente dell'assemblea provinciale e in qualità di capogruppo consigliare, facciamo un applauso anche a Mario. E un applauso che lo chiedo a nome dell'onorevole Di Pasquale che sta tornando da Palermo. Non è un caso che oggi non è qua. Oggi Nello non è qua con noi, doveva essere qua, anzi doveva essere il primo ad essere qua perché siamo nel comitato elettorale di Nello a casa sua. Ed è a Palermo per difendere, il così come è scritto sui manifesti, il mio impegno per il territorio, ovvero una diatriba che è nata, avete visto tutti i dipendenti sul tetto del palazzo della provincia in Viale del Fante. È stato un momento per noi drammatico quando si parla di stipendi non pagati. Futuro presidente, ti chiamo Fabrizio? Chiamami Fabrizio. Fabrizio. Credo che quello che abbia fatto Nello oggi, cioè lasciare da candidato, lasciare il popolo che deve votarlo da qui a qualche giorno e andare a difendere il territorio, una causa importante, quali sono gli stipendi dei dipendenti della provincia che a differenza di altre province avevano visto una proposta di delibera da parte della giunta regionale che andava a finanziare province come Enna e Siracusa. Quando Nello ha saputo questo, assieme al Partito Democratico, siamo intervenuti, ha fissato un appuntamento con Crocetta, Crocetta ha dato l'appuntamento alle 4 di oggi pomeriggio, lui non ha assolutamente pensato e tentennato per andarci, è andato con i dirigenti della provincia, l'ANSA, mi pare che è l'ultima ANSA che è uscita, che dall'incontro Crocetta ha bloccato la distribuzione dei fondi, la delibera, l'ha revocata e quindi in quella delibera ci sarà la ripartizione anche per la provincia di Ragusa. Quindi un applauso. Credo che questo basti. Io, vista anche la temperatura che c'è in questa stanza, credo che debba essere non breve, brevissimo. Quindi mi fermo qui, vi ringrazio ancora una volta per essere tutti presenti. Brevemente darò la parola per un saluto a Mario e a Venerina, alla senatrice Padua, per poi dare la parola all'ospite che stasera abbiamo voluto conoscere e che ti anticipo che qui non troverai solo tanta gente, ma troverai anche tante cose, perché quando c'è un candidato del Partito Democratico noi siamo abituati unanimemente a sostenerlo e troverai non la sorpresa, perché la città di Ragusa assieme alla provincia di Enna, la provincia di Ragusa è sempre stata quella che risponde alle battaglie e quindi noi ci siamo. Grazie ancora, do la parola a Mario per un breve saluto. Quindi avete sentito, Calabrese dice che Di Pasquale non c'è nell'incontro con Fabrizio Micari, il candidato alla presidenza della regione per il centro-sinistra, perché al momento, parliamo delle quasi le 21, stava tornando da Palermo dopo essere andato in assemblea per risolvere il problema dei dipendenti della provincia. E questa è una bella cosa, intanto perché c'è un ravvedimento su questa storia delle province un po' da tutte le parti, sentiremo anche l'intervista con Micari, perché dopo c'è l'intervista con Micari, e anche perché a questo punto dobbiamo capire cosa ci sarà nel futuro, ma anche i dipendenti che avete visto là sopra devono capire che se avessero fatto le azioni di protesta nei momenti giusti, voglio dire 5 anni fa, quando con un pezzo di una firmetta di 4 soldi, visto appunto chi firmava poi,
venivano cancellati i presidenti, si commissariava l'ente e nessuno si è preoccupato. Se queste proteste, i 10.000 dipendenti fra Ragusa, Palermo, Siracusa, Catania, avessero fatto fronte comune, vi assicuro che non saremmo qui. Ora sono passati 6 anni, 5 anni, sì, probabilmente dice non ci siamo sforzati di lavoro, però certo la dignità di un ente come la provincia, che aveva creato cose straordinarie, pensate da quando ora le province venivano, cioè i presidenti venivano elette direttamente, pensate quante cose interessanti erano state fatte dal 97, 96 e così via. Va bene, lasciamo stare. Quindi la notizia è che il presidente Crocetta ha ritirato questa delibera sulla suddivisione dei fondi e quindi la protesta dei dipendenti ha trovato il giusto risultato. A questo stesso risultato dovrebbe mirare la protesta, perché sia Peppe Calabrese che Mario D'Asta, che avete visto nelle immagini prima con Micari, stanno sollevando il problema che riguarda la questione dei due medici a pronto soccorso che sono stati trasferiti a Comiso. Io voglio fare una precisazione. La telefonata fatta con Teresa Guarnuccio, che poi è andata su internet, e Teresa era in ospedale dalle 2 del pomeriggio, l'abbiamo chiamata che erano le 9 di sera perché il figlio non stava bene, fortunatamente tutto è stato risolto, ma è stata 7 ore lì per cercare di avere aiuto. Dopo certo l'aiuto l'hanno avuto, tutto quello, ma noi non ci siamo mai permessi di dire che al pronto soccorso non sanno lavorare, al contrario, noi diciamo che al pronto soccorso sono persone che hanno due orecchie così, perché per stare al pronto soccorso, dove ci sono ogni giorno 150 persone, chi non ha niente, chi sta morendo, capite cosa succede in un pronto soccorso, ci vuole davvero un coraggio, una capacità medica, decisionale, di prendere appunto decisioni sulla vita delle altre persone. Quindi la qualità del personale è straordinaria. Io avevo chiamato il dottore Noto, che non c'è, dice che è a fare un seminario proprio su queste cose, quando torna gli chiederemo se ci sono novità per l'ambito del pronto soccorso, ma vi posso assicurare che i medici di Ragusa sono straordinari, bravissimi, il problema è che ce li tolgono, qui tutto questo è il problema, che ce li tolgono, che già da giorno 20 ce ne saranno due in meno, che non sono, come aveva detto Figarra, vanno lì, fanno il doppio turno, è un trasferimento a tutti gli effetti. Allora, cosa dicono Peppe Calabrese e Mario D'Asta? Della questione se n'era parlato, infatti avevamo proprio quelle immagini nella riunione, non questa, quella dei medici, aveva detto non vi preoccupate, invece ci risulta che il presidio ragusano verranno a mancare ben 2 medici su 5 con la perdita effettiva di un intero turno, quindi riducendo ulteriormente in questo modo la già scarsa offerta sanitaria. Ecco, questo era l'incontro in cui c'era Nello Di Pasquale, che aveva detto anche questa cosa non la faremo passare e bisogna battersi, siamo sicuri, dicono i due del PD, che è il nuovo manager della sanità Ivrea, che ha già dimostrato grande capacità di ascolto, riuscirà a chiudere questa vicenda senza creare allarme e disagio. È giusto che si tenti di risolvere tutte le situazioni, ma non possiamo fare a danno di altri. Queste immagini sono emblematiche, qua c'erano tutti i primari più i deputati. Dopo aver fatto tutta la storia dell'ospedale, e la storia la sappiamo, non andiamo appunto a rinnovare antico dolore, si è parlato del pronto soccorso. Allora non vorrei che, mettete caso, vi faccio un esempio, che fra 10 giorni, per un caso che proprio c'è la benedizione del Signore, dice ok, apriamo il nuovo ospedale,
e noi ce ne andiamo nel nuovo ospedale con due medici in meno, quando poi lì ci sono 5 sale per poter fare un pronto soccorso come si deve. Allora che vuol dire? Vuol dire che probabilmente Ficarra ha capito che comunque l'ospedale non l'apriamo e potremo trasferire. Certo, è chiaro che sia così, l'ospedale non l'apriamo e li possiamo trasferire, però non è bello, non è bello. Anche perché non vorrei che si facesse una classifica, chi lo vince e quello perde, quelli di Comiso vincono, quelli di... non è bello, non si può fare ed è, non è una bella cosa. Allora vediamo cosa ci dirà Mario D'Asta e Peppe Calabrese su questa vicenda. A questo punto chiudiamo la parte dedicata a quello, diciamo, agli argomenti generali, e invece parliamo di politica, ma dobbiamo tornare indietro a sabato sera. Sabato non abbiamo fatto il telegiornale, ma l'avevamo già detto che in estate, sabato, siccome c'era l'addio all'estate, ma se c'era in Gauro che si moriva. Allora sabato sera, una serata meravigliosa devo dire, si è svolta una iniziativa a Ragusa Ibla, per essere esatti al circolo di conversazione, con la presenza del candidato alla presidenza della regione per il centrodestra Nello Musumeci, la presentazione di un libro di Fabio Granata, un libro dal titolo emblematico Patria. Ora, la parola patria è una parola molto seria, che addirittura una quindicina d'anni fa veniva considerata offensiva. Vi ricordate 15-18 anni fa non si poteva parlare di patria, inni nazionali, se cantavi l'inno ti dicevano che eri proprio un fascista, no? Allora a un certo punto c'è stata un giusto ridimensionamento di tutte queste cose, la patria è la patria, l'inno è l'inno, la nazione è la nazione, e Fabio Granata ha scritto questo libro. Fabio Granata che da sempre è molto vicino a Nello Musumeci. Nello Musumeci che con la sua lista diventerà bellissima, è riuscito alla fine di una battaglia direi particolarmente calda, non cruenta ma calda certamente, è stato alla fine indicato come il candidato per il centrodestra alla presidenza della regione. Sentiamo l'intervista. Onorevole Musumeci, finalmente abbiamo concretizzato questo sforzo fatto in alcuni mesi. Come va questa campagna elettorale? Bene, faticosa ma esaltante, perché è una campagna elettorale nella quale stiamo cogliendo uno straordinario interesse da parte della gente. Quel 50% che non è andato a votare 5 anni fa, credo che quest'anno avverta il bisogno, quasi il dovere, di andare alle urne, perché ormai si è capito che in democrazia decide chi vota e vince chi ha più voti. Noi abbiamo un programma alternativo serio, abbiamo ricomposto una coalizione che era in crisi da diversi anni, ma andiamo oltre la coalizione, andiamo oltre il centrodestra, parliamo anche a tanti elettori di sinistra che sono stanchi e delusi da questo Partito Democratico e dal disastro di Crocetta. Insomma, vogliamo davvero cambiare pagina. Allora, insomma, diventerà bellissima e Forza Sicilia, se magari non è Forza Italia. Questa terra diventerà bellissima, disse Paolo Borsellino pochi giorni prima di essere ucciso, e deve diventare bellissima non tanto sul piano estetico, perché lo è già, quanto nella sua rigenerazione morale e culturale. Io sono fiducioso, per carità non sottovalutiamo gli avversari, la strada è tutta in salita, però stavolta il vento è a favore. E questo era Nello Musumeci. Nello Musumeci soddisfatto di questo recupero alla fine della unità del centrodestra. Però io vorrei, proprio sarei molto felice, che il centrodestra diventasse finalmente maggiorenne, perché la mia paura è che, come è accaduto tante altre volte, quando si sente odore di, non dico vittoria, ma di una coalizione che è tornata, tutti si mettono lì per distruggere quello che è stato costruito. Vi dico cos'è successo.
Ieri sabato mattina ci scrive Nino Minardo e dice: siamo contenti, Nino Minardo è un rientrato nel centrodestra, siamo contenti perché abbiamo fatto la coalizione, addirittura siamo contenti perché Forza Italia ha indicato il senatore Giovanni Mauro fra i quelli che possono fare, che saranno assessori qualora il centrodestra vincesse. Quindi una scelta di Forza Italia, che se gli toccano uno, due, tre, non lo so, se gli toccano due o tre persone, chiaramente Forza Italia, Micciche, Silvio, chi cavolo vuole loro, scelgono le persone. Allora, se Nino Minardo, che non è l'ultimo arrivato, naturalmente, dice il centrodestra ha individuato Giovanni Mauro, perché no, non ci dobbiamo credere. Nella serata, Nello Musumeci ha voluto precisare a me, ma solo io, perché l'intervista l'ho fatto io, ma c'era qualche orecchio lungo male pensante, Nello Musumeci ha voluto precisare che da presidente lui non ha indicato nessuno, perché il presidente non è stato qui a dire io mi porto come assessori Giovanni, Salvatore, Francesco e Turino. Io alla mia domanda informale, ma avete già indicato gli assessori, lui ha detto io non ho indicato nessuno perché io sono il presidente della coalizione e sarà la coalizione a scegliere. Qualcuno che naturalmente gli piace seminare zizzania, ma attenzione, seminando zizzania, no? Chi, come si dice, semina vento raccoglie tempesta. E allora in quel punto, ma che allora non è vero, non c'entra niente. Giovanni Mauro è stato indicato da Forza Italia, non è stato indicato da Nello Musumeci, che qualora vincesse avrà dai vari partiti, e diventerà bellissima che la sua indicherà chi vuole lui, Forza Italia indicherà chi vuole lui, eccetera eccetera, indicheranno quali sono gli assessori. Non facciamo casino, per favore, perché in questo modo le coalizioni che sono forti poi diventano. C'era Giovanni Mauro, mi pare giusto, e siccome il senatore Mauro torna a fare una elezione, e vi posso dire che il senatore Mauro ha, in questo caso, davvero 50 canne di ragione, perché lui, sapete, è uno che ha subito parecchie ingiustizie, e forse la gente ancora non se l'è ricordato, ha subito parecchie ingiustizie, ha subito degli oltraggi, e ora è qua a dire io sono Franco Di Naga, come si vuol dire, no, nessuno mi può dire niente e sono qui a candidarmi per il mio territorio che conosco bene. Attenzione, sentiamo cosa dice Giovanni Mauro. Una battaglia che non ha bisogno della convinzione di tantissimo popolo siciliano, una convinzione che deve portare a superare questi gap assurdi di non partecipazione al voto. Bisogna capire che quando non si partecipa al voto si delega ad altri, a quelli che vanno a votare, la scelta non solo del governo, ma davvero della vita che si svolgerà nei prossimi 5 anni di amministrazione. Il fatto di non determinare in maniera forte, seria, un governo che rappresenti, che sappia riconoscere i problemi e sappia affrontarli è davvero pernicioso. Poi in questa provincia il discorso è ancora più semplice. Veniamo fuori da un'amministrazione regionale che, avendo cambiato 58 assessori, neanche uno ne ha lasciato al nostro territorio, quasi che nessuno potesse dare un contributo. La cartina geografica della Sicilia sembra aver subito una mutazione. Da Catania si passa direttamente ad Agrigento. Tutto quello che è il sud-est è stato semplicemente commissariato la nostra sanità, le nostre sovrintendenze, la nostra provincia. Tutto ciò che era possibile è stato commissariato. Bene, ridare protagonismo a questo territorio, rimettere questo territorio al centro dell'azione amministrativa del governo regionale è un fatto assolutamente fondamentale, che non è
soltanto per ridefinire una situazione di orgoglio, il fatto di esserci come ragusani e riprendere il principio della ragusanità, ma se si è fuori dai gangli decisionali, soprattutto negli ultimi tre anni, stanza dei bottoni. Negli ultimi tre anni della programmazione regionale, in un momento in cui bisogna davvero ridefinire il ruolo nello scacchiere mediterraneo e nei rapporti col governo nazionale, dopo che abbiamo avuto persino un assessore all'economia che veniva direttamente da Firenze, devo dirvi davvero sarebbe inopportuno. Oggi abbiamo questa possibilità, abbiamo la possibilità di ridare forza a un governo che parta dai siciliani e dai suoi interessi, abbiamo la possibilità di dare a Ragusa una rappresentanza non solo parlamentare ma anche nel governo della regione. Ma anche la lista di Forza Italia è molto forte, Giovanni. Sì, sì. Tu ritorni in campo, ti rimetterai in una campagna elettorale, perché da tempo non se ne fanno più con i nomi le campagne elettorali. Com'è questa lista? Penso che sarà una bella campagna elettorale. Forza Italia ha messo su una lista davvero di prestigio e di forza, non solo dal punto di vista elettorale, della capacità di cogliere in consenso, ma anche dal punto di vista della qualità delle persone che possono dare un contributo serio alla politica regionale, alle azioni del governo. Ci vogliono i voti però. Ci vogliono i voti. Qui non è che la battaglia è vinta da una parte e dall'altra. No, è chiaro. E il bello della democrazia è questo. Una democrazia che passa attraverso il consenso della gente che deve scrivere sulla scheda, ecco, l'abbiamo detto tante volte, i nominati, no, questa è un'elezione in cui la gente scrive sulla scheda, se vuoi Mauro al governo o in Parlamento devi scrivere il nome Mauro, così come con chiunque altro, quindi il potere, la potestà piena è nella mano dei cittadini e non dei vari computer, piattaforme Rousseau varie e cos'altro, è l'autentica democrazia, quella del voto. Degli aggiunti, torniamo solo all'inizio, cioè tu sei stato designato da Forza Italia, quindi nel caso che si vincesse. Forza Italia ha una, come credo, partito leader della coalizione che sostiene Nello Musumeci, ha un diritto a indicare una propria rappresentanza in giunta. Il fatto che io sia stato indicato da Forza Italia mi riempie d'onore, ma sono sempre stato di Forza Italia. Io sono, credo, uno dei pochi nel panorama della nostra provincia che non ha mai cambiato partito. Da quando è stata fondata nel 94 Forza Italia sono sempre stato questo. Non mi piace il trasformismo politico, a me piace, ma a parte il fatto che ci sto bene nell'idea in cui sono cresciuto e quindi questa indicazione è frutto anche di questa coerenza e costanza nell'impegno politico a fianco di Forza Italia. Dunque questo è Giovanni Mauro, che, come vi dicevo, è uno che ha subito tantissime ingiustizie, lo dice la legge, non sono io a dirlo, uno che poi viene anche risarcito vuol dire che ha subito delle ingiustizie e oggi è di fronte a una battaglia elettorale molto importante. Ritorno a quella piccolissima querelle. Nello Musumeci ha mandato un Twitter, come si chiama, un messaggino di quelli, e ha detto: figlioli, come dicono a Messina, non mi mettete in difficoltà, io, presidente designato, non designo nessuno oggi, sono uno che fa la campagna elettorale, saranno gli altri, perché poi lì cosa è successo? Ah, ma allora avete indicato quello, avete indicato quell'altro, ma questi sono cavoli di Forza Italia, è Forza Italia che indirizza, è come nel centro-sinistra, ora parliamo del centro-sinistra, al PD che gli toccheranno 2, 3, 5 assessori, ma che può venire Micari a dire tu ci a mettere Chisso o quell'altro, sarà il PD a fare le scelte. E a proposito di PD, visto che ormai oggi sta accadendo anche questo, che guardate i programmi, io non credo che possano essere molto diversi fra quello di destra e quello di sinistra, perché qua siamo in emergenza, siamo a salvare il paese. Allora, oggi vi dicevo c'è Fabrizio Micari, lo vedete in queste immagini di pochi minuti fa, le abbiamo fatte proprio pochi minuti fa, nella sede di Nello Di Pasquale, ma che è del PD. Ma nel pomeriggio, ed ecco se ci possiamo spostare, nel pomeriggio lo vedete,
ha iniziato il suo tour in città, nella città di Ragusa, nell'area della città di Ragusa, facendo visita ad una delle aziende che sono leader nel settore dell'agroalimentare, che devo dire è molto apprezzata. Parliamo di Antiche Conserve di Sicilia, con Nitto Rosso, che l'altro ieri, 10 giorni fa, è stato nominato commissario della, appunto, dei centristi e dell'Alternativa Popolare, e quindi il candidato alla presidenza della regione per l'area del centro-sinistra, Fabrizio Micheli, lo vedete, con il camicetto se n'è andato a fare visite ad alcune aziende, iniziando proprio da quella che vi abbiamo già detto, quella di Nitto Rosso. Allora, io credo che sia importante conoscere questo presidente, perché cosa ha detto l'altra volta Renzi a Ragusa? Ha detto: non lo conoscete, meglio così, vuol dire che è davvero un cambiamento, perché si tratta di un personaggio nuovo, devo dire molto qualificato, perché lo vedrete, la vita è fatta così, uno quando parla con le persone le capisce, ma poi uno che è magnifico rettore di un ateneo importantissimo, quello di Palermo, certo qualcosa deve valere. È veramente un piacere, vi devo dire, che il candidato alla presidenza della regione Fabrizio Micheli sia venuto nel nostro studio. Vediamo. Questa è Teleiblea. Yaris Hybrid, l'ibrido contagia la città. E allora abbiamo, come si dice, una giornata ricca, perché oggi abbiamo già presentato un candidato alla presidenza della regione, che era Nello Musumaci, è venuto sabato, quindi per una questione cronologica dobbiamo dare gli spazi in base proprio al tempo che scorre, ma oggi abbiamo il piacere di avere in studio Fabrizio Micheli, che è il candidato alla presidenza della regione di Sicilia per il centro-sinistra, ed è, ci ha fatto questo onore di venire qua in studio e ci fa molto piacere. Allora, professore, né onorevole, né professore. Professore, quello è un titolo. Quello è un titolo, è il magnifico rettore di, sì, dell'Università di Palermo, ma quello è un altro titolo conquistato. E allora, professore, non gliela faccio la domanda che veniva spontanea, perché tante volte uno dice: ma chi vince morta? Però voglio dire, quali sono le motivazioni? Gliela faccio. Quali sono le motivazioni che spinge un rettore di un'università importante come Palermo a scendere in campo? Ma guardi, le motivazioni sono legate a quello che io ho fatto negli ultimi 20 anni, 29 anni per l'esattezza. Io ho sempre lavorato con i giovani e per i giovani. L'impegno, diciamo, è sempre stato un impegno rivolto a formare i giovani, a prepararli per l'inserimento nel mondo del lavoro. È chiaro che ad un certo momento mi sono reso conto che diciamo, questo era importante, sicuramente un ruolo fondamentale, però certamente poi, se a valle della formazione poi dopo non c'è una disponibilità di lavoro, li abbiamo preparati, se il famoso ascensore sociale poi dopo, quando deve arrivare al piano, poi dopo non trova il piano perché poi non c'è lavoro e non c'è lavoro qualificato, è chiaro che il lavoro corre il rischio, diciamo, di essere incompleto. E allora, da questo punto di vista, nel momento in cui mi è stato proposto dalla parte politica nella quale, appunto, io mi riconosco, mi è stato proposto di occuparmi
in prima persona di questi temi, chiaramente non potevo dire di no, insomma, cioè sarebbe stato illogico, sarebbe stato incoerente, non avrei potuto più guardare negli occhi i nostri studenti, proprio perché chiunque avrebbe potuto dirmi: è vero, tu ci chiedi di venire in questa università, tu ci chiedi appunto di impegnarci nella formazione, e ma dopo che arriviamo alla formazione poi siamo tutti quanti costretti ad andare fuori. Ecco, provare a creare le condizioni perché la Sicilia possa crescere, possa dare una possibilità di lavoro, fare sì che in sostanza la mobilità non sia un obbligo ma che diventi invece una scelta, ecco, queste sono le motivazioni sostanzialmente per quindi cui una motivazione che di quelle che a un certo punto bisogna imboccarsi le mani, perché la teoria è una cosa ma la pratica poi è un'altra, c'è bisogno di scendere in campo. Io credo che ognuno di noi ad un certo momento viene chiamato ad assumersi delle responsabilità. Io racconto spesso che l'anno scorso, quando abbiamo inaugurato l'anno accademico, appunto io registravo questa importantissima crescita sul numero degli iscritti. Noi siamo cresciuti molto negli ultimi anni come numero degli iscritti, e dicevo: però non basta il lavoro che stiamo facendo noi. Dicevo, guardando i politici, c'era anche il Presidente del Consiglio in quell'occasione, dicevo: non basta il lavoro della formazione, poi dopo è necessario che la politica si prenda degli impegni, crei le condizioni perché ci sia occupazione e lavoro. Ecco, a questo punto, nel momento in cui mi si propone di essere io a scendere in campo in prima persona per occuparmi di queste cose, è chiaro che quel senso di responsabilità che c'è o che ci deve essere in ognuno di noi porta a scegliere appunto di impegnarsi. Allora, restiamo un attimo in questa fase politica che a me piace, no? Allora, il centro-sinistra, insomma, diciamo, viene da un'esperienza un po' difficile. Cioè, non è che tutti dicono che Crocetta abbia impressionato, no? Quindi ci sono anche delle difficoltà. Quindi è una scelta difficile ora, perché i 5 anni passati non sono stati entusiasmati. Sì, questo per carità. Io invito sempre, no, io invito sempre naturalmente a ragionare e a guardare sul futuro, perché naturalmente l'impegno, che, diciamo, è fatto, l'impegno, sì, che noi ci stiamo assumendo è evidentemente quello di suggerire una prospettiva, di dare delle idee che sono per lo sviluppo e per la crescita. Devo dire che, diciamo, dell'esperienza precedente, fermo restando che poi ogni esperienza naturalmente senza entrare nel merito, diciamo che non siamo arrivati. Ci sono però alcune cose sulle quali che possono costituire dei punti di partenza importanti per quanto riguarda il futuro. Le faccio giusto due esempi. La situazione da un punto di vista del bilancio della regione siciliana è stato dimostrato anche recentemente, anche è una situazione tutto sommato stabile, cioè abbiamo una situazione di bilancio stabile. Non è certamente, diciamo, un bilancio che di suo permette grandi investimenti, però realizza una situazione di stabilità che ci permette di investire laddove riusciamo ad utilizzare nel modo migliore possibile le risorse nazionali ed europee che sono presenti e che sono disponibili. Quindi, diciamo, alla fine Crocetta è riuscito, come dice lui, a... Da un punto di vista della situazione risanare, del bilancio, risanare. Questo credo che sia abbastanza assodato e riconosciuto. Poi magari un altro non esempio mangia più, però. Quello, il discorso del fatto che non mangia, cioè, più. Quando l'ha imparato a non mangiare morse. Beh, quello però il problema, diciamo, del non mangiare più è molto legato, diciamo, ad una situazione, anche lì con luci ed ombre, perché certo, devo dire, in questi giorni io sto facendo questo giro dove sto vedendo una serie, certo, di realtà che vedremo, sono, sì, interessantissime. È chiaro che c'è un problema di disoccupazione, che è un problema estremamente importante, c'è un problema di disoccupazione giovanile che è altrettanto importante. Vorrei però anche far rilevare che, insomma, a volte noi guardiamo, siamo portati ad una narrazione un po' soltanto negativa delle cose, perché è vero, certo, che dal 2008 ad oggi si è perso un gran numero di posti di lavoro, ma se noi guardiamo gli ultimi 2 anni ci accorgeremmo invece che il numero di posti di lavoro è cresciuto. Se guardiamo gli ultimi 2 anni, il prodotto interno lordo di questa regione, qualcuno potrebbe dirmi, è dovuto al turismo, è dovuto ai fatti che ben sappiamo, però male, cioè, no, assolutamente, anzi ma voglio dire, il PIL, il prodotto interno lordo, è cresciuto dell'1,5%, diciamo, è dal 2015 quindi, che cresce. Chi viene ora comunque ha delle buone prospettive. Io credo che chi viene ora ha la possibilità di fondarsi su un bilancio che è un bilancio solido, che è un bilancio, diciamo, che non ha criticità o buchi particolari.
ha la possibilità di guardare alle risorse che sono le risorse europee, sia per l'innovazione ma anche le risorse per le infrastrutture, che sono risorse consistenti, molto consistenti, e che quindi è nelle condizioni di poter cercare di creare le condizioni per lo sviluppo. Questo è il discorso. Dopodiché io in questi giorni, come dicevo, mi sto lanciando. Diciamo che c'è un fatto di cronaca. Oggi voi siete stati a visitare alcune aziende del territorio, partendo da quella di Nitto Rosso, è un nostro amico, quindi lo chiamiamo di nome perché lo conosciamo da tantissimo, quindi quella che poi è un'ottima azienda, quella dei prodotti antichi sapori, la Mediterranea, ma altre aziende, quindi vuol dire le realtà economiche di questo territorio, come le avete trovate? Guardi, io sto facendo questo giro che ho iniziato praticamente alla fine della scorsa settimana, sono partito da Catania, dopodiché volutamente sono partito da Catania, proprio con un forte gesto simbolico, diciamo, per rappresentare, di unire le due Sicilie. Di unire la Sicilia. La Sicilia è una. La Sicilia è una. Beh, cioè, la Sicilia e mi permetto anche di dire, la Sicilia è già bellissima, non ha bisogno di diventare bellissima. La Sicilia è bellissima, la Sicilia è straordinaria già adesso. E ho iniziato questo giro, oggi poi sono stato a Ragusa, sono stato felicissimo. Vediamo le immagini della visita, vestiti di bianco, non siete andati in sala operatoria? No, 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 no. Siete dove si fanno lì, diciamo, io come esperienza del policlinico, diciamo. No, ma devo dire, domani andrò a Siracusa, dopodomani sarò ad Agrigento, giovedì ancora per mezza giornata ad Agrigento, poi andrò sui Nebrodi, poi a Messina, poi, cioè sto facendo questo giro, un candidato alla presidenza. Questo giro della Sicilia, ma lo sto facendo prima della formazione delle liste e quindi poi dopo della partecipazione agli eventi organizzati dai candidati, lo sto facendo prima e sto facendo un giro che è mirato a due aspetti particolari. Io nel mio programma parlo di due cose essenzialmente, che sono da una parte il lavoro e quindi diciamo la necessità di creare lavoro, di rafforzare l'occupazione, di garantire lo sviluppo, di guardare all'impresa. Dall'altro lato parlo di diritti, perché dobbiamo stare molto attenti, diciamo, ai diritti di chi non ha, di chi ha meno degli altri, di chi non ha assolutamente nulla. E allora io sto cercando di organizzare durante questa fase questo giro della Sicilia guardando le realtà imprenditoriali e guardando le realtà sociali. Questi sono le due bussole, diciamo, della mia attività. Oggi ho visto una serie di imprese, ho visto delle imprese interessantissime, ho visto delle eccellenze, ho visto una esportazione di fiori straordinaria in tutta quanta una serie di paesi del mondo, ho visto dall'altra parte delle imprese importanti sul settore dell'agroalimentare. Devo dire, è stato un quadro, sono anche passato dall'aeroporto di Comiso, è stato un quadro dove ho visto che in questa provincia ci sono sicuramente delle eccellenze, ci sono tutta una serie di imprenditori che fanno splendidamente bene il loro lavoro e che chiedono di essere aiutati a crescere e a rafforzarsi. Dignitosamente. Quello che deve fare, noi vogliamo essere aiutati dignitosamente. Correttissimo. Esatto. Quello che deve fare la politica, secondo me, è creare le condizioni perché l'impresa, dove per impresa intendo il manifatturiero, intendo il turismo, intendo l'agroalimentare, l'impresa anche dei servizi sostanzialmente, creare le condizioni perché l'impresa possa vivere bene, possa rafforzarsi. Allora la politica deve lavorare sul fronte della burocrazia e anche delle eccessive complicazioni che a volte ci sono. La politica deve lavorare sul fronte delle infrastrutture. Dico io, e noi qui siamo professionisti, nel senso che non ne fanno niente. Io devo dire, caro candidato alla presidenza, noi siamo l'ultima provincia d'Italia, non abbiamo un chilometro di autostrada, però abbiamo un bellissimo aeroporto, le cose giuste, abbiamo un bellissimo porto. Cioè io dico che noi abbiamo le caratteristiche per essere più belli di quello che però assolutamente bisogna, sì. Ma per esempio lei parla dell'aeroporto, ma quando oggi siamo lì a piangere imprenditore, quando oggi un imprenditore mi dice che il trasporto è tutto quanto via gomma e che lui esporta
in una regione della Russia, e che sostanzialmente c'è bisogno di 10 giorni sui camion per poter realizzare invece questa esportazione. Uno praticamente vede che c'è l'aeroporto di Comiso dove si deve realizzare l'ampliamento cargo, perché è chiaro che a quel punto, con i collegamenti, diciamo, da Comiso, sarà possibile raggiungere Mariggio lo vuole chiudere. Assolutamente, ma non è pensabile, certamente, ma voglio dire, ma proprio questa parte cargo è assolutamente fondamentale. Consideriamo che da lì si può arrivare veramente a mezza Asia e mezza Africa. Ci si può arrivare con i collegamenti point point. Cioè, voglio dire, questo significa anche le vie del mare, questo è un suggerimento che vediamo. Anche il discorso abbiamo un porto di Pozzallo e noi con i camion partono 170-200 camion al giorno da Vittoria, sì, 200 camion al giorno. Questo è un altro Queste sono le infrastrutture. E che lì dobbiamo montare. Queste sono le infrastrutture. Le infrastrutture sono una condizione per lo sviluppo delle imprese, sicuramente. Un'altra condizione per lo sviluppo delle imprese sono gli strumenti, appunto, a sostegno, gli strumenti di incentivazione. Anche da questo punto di vista, diciamo, bisogna lavorare molto, ma gli strumenti a sostegno dell'innovazione. Probabilmente, diciamo, non tutti sanno che dai fondi europei, sia sul PIOFESR che sugli altri strumenti, diciamo, appunto, europei, ci sono una gran quantità di risorse che aspettano di essere spese. 2,2 miliardi fa effetto, lo sappiamo bene. Il PIOFESR sono 4,5 miliardi, quindi voglio dire, parliamo di cifre che sono delle cifre decisamente importanti. Perfetto. Allora, questi sono. Professore, io credo che dal punto di vista della programmazione, poi insomma a noi ci serve sapere quale sarà il nostro futuro, come si investirà e si parlerà, però tutto questo le dice la politica, ma c'è un partito che dice politica non andiamo a parlare, ora io non voglio parlare degli altri, ma dice è il momento di cancellare la politica perché bisogna fare non so cosa, questo bisogna fare. Vede che me l'ha detto lei, poi magari, non so cosa. Poi me magari l'ha detto lo lei. Intervisterò a Cancellieri, no, perché è venuta. No, però perché dice cancelliamo la politica quando io sento da lei e da altri che è proprio la politica che deve fare? La politica deve creare le condizioni perché i cittadini e le imprese vivano meglio, non c'è dubbio, la politica ha un ruolo ineludibile. E io sono molto preoccupato dell'assenza di messaggio da parte dei 5 Stelle, perché nelle cose è chiaro che ci deve essere sempre, in qualunque attività della vita, ci deve essere la visione e poi dopo ci deve essere la competenza. La visione significa bisogna avere il progetto, bisogna capire quali sono gli obiettivi, bisogna vedere in che direzione vogliamo muoverci, bisogna capire che obiettivi si vogliono raggiungere, quali sono i target che noi vogliamo raggiungere. Dopodiché però per farlo ci vuole la competenza. La competenza è qualcosa di essenziale. Per fare i progetti ci vuole la progettualità, poi dopo bisogna saperli gestire, bisogna sapere realizzare, diciamo, questa fase. Davvero, se non ci sono queste condizioni, si corre il rischio veramente di distruggere, ma poi di non costruire assolutamente niente, di buttare, come si suol dire, il bambino con tutta quanta l'acqua sporca. Cioè, io sono molto preoccupato di una forza politica che ha dimostrato anche in occasione della composizione delle liste un livello di approssimazione notevole, e non è la prima volta, è la quarta volta che in occasione della formazione delle liste, diciamo, i 5 Stelle hanno questi problemi, ma non c'è soltanto questo, diciamo, le esperienze amministrative che loro stanno avendo anche in città, penso per esempio a Torino, che era una città con una solida struttura organizzativa, per non parlare di Roma, sono delle esperienze, ma anche ragioniamo sulla Sicilia, guardiamo Bagheria, guardiamo Alcamo, guardiamo una serie di città. Non mi faccia rinnovare antico dolore. È molto preoccupante una cosa di questo tipo. Io sono assolutamente convinto che invece ci voglia visione, che significa progettualità, e dopodiché competenza. Io credo che il centrosinistra e noi, la squadra che metteremo in campo, siamo perfettamente. Ecco, le ultime due domande e andiamo, però la voglio mettere in difficoltà. Le voglio sono fare qui per questo. Una domanda difficile, perché lì è cascato l'asino. In questo caso, e io le parlo delle province, le ha detto da Palermo siamo arrivati a... Oggi io credo che non è bello che ci siano solo i comuni, che non esista questa via intermedia, perché guardi, a noi ci hanno tolto, vabbè, la provincia, che è la nostra bella virtuosa, la Camera di Commercio,
non c'è più, siamo con queste super mega camere di commercio, e forse la provincia di Ragusa era l'isola nell'isola perché riusciva ad essere così. Manca appunto le province, le camere di commercio, le ASI, manca tutto. Ora siamo da Palermo al sindaco, può essere bravo, non può essere bravo, che è il signore su tutto quanto. Se poi ci levano anche le ASP, siamo nei guai, perché no, guardi che qui ci stanno levando anche i medici del pronto soccorso. Questo, su questo allora lei mi sta facendo due domande. Allora partiamo dalla provincia. No, ma sono tutte e due domande importantissime, perché lei ha citato il tema della sanità, che è un tema importantissimo. Tra l'altro il rapporto tra ASP e aziende ospedaliere è fondamentale. Appunto. Ha citato non a caso il tema dei pronti soccorso. Devo dire da domani due medici vanno via. Sì. Devono andare in un altro posto, ma il pronto soccorso non possono stare con tre persone sole. Guardi, le dico subito, con 35.000 accessi all'anno. Attenzione a questo, attenzione a questo. Sulla salute, anche lì, il governo precedente ha fatto tutta una serie di cose importanti, perché per esempio non tutti sanno che noi siamo stati la seconda regione in Italia ad aver approvato la nuova rete ospedaliera. Sì. E non tutti sanno che sul fronte dei livelli di assistenza e sul fronte del cosiddetto piano nazionale degli indici, che misura alcune prestazioni assistenziali, sostanzialmente la Sicilia sta nella parte di sinistra della classifica, siamo intorno a metà classifica, certo, quindi voglio dire, non è male, diciamo, il però, sistema della sanità. Localmente ci sono due aspetti che sono estremamente importanti, che sono uno l'aspetto dei pronti soccorso, perché il pronto soccorso è, diciamo, il punto più debole e più delicato. È lì che ti devi salvare. È assolutamente sì, il pronto soccorso, e sul pronto soccorso bisogna lavorare. Poi noi abbiamo un ospedale parecchio. Che è aperto, non è aperto, non gliela voglio raccontare questa storia. Investire poi gliela diciamo. Va bene. E quindi, l'altra cosa è, diciamo, fare lavorare meglio e rafforzare l'interazione tra l'ASP e, diciamo, le aziende ospedaliere, perché voglio dire, c'è una medicina del territorio che, diciamo, può... Cioè, un occhio alla sanità comunque bisogna dargli. Assolutamente, sì. Ma d'altra parte la sanità, e poi vado subito alla domanda sulla provincia. E anche il bilancio... Non c'è dubbio, sono 8 miliardi e mezzo su 12 miliardi, quindi voglio dire, è chiaro, diciamo, che è la parte più grossa. E lì, diciamo, ci speriamo. E quello senz'altro. Anche lì ci vuole competenza. Qual è la vostra idea sulle province? Sul tema delle province. Il tema delle province sono state abolite, io lo vorrei ricordare, 4-5 anni fa. No, nel 2009. Sull'onda, ancora prima, sull'onda, diciamo, anche lì, di una cosa... un po' sull'onda di una volontà popolare che diceva eliminiamo sostanzialmente questo sistema e così via. È stata quasi una cosa nazionale, no? C'è anche una legge nazionale su questo. Ecco, io credo che, dopodiché si sono creati liberi consorsi, si sono create una serie di situazioni. Io credo che lì la cosa fondamentale sia... Questi, Presidente, sono i dipendenti della provincia... Qua sul tetto, questi che stanno, che l'altro ieri hanno. Perché c'è un problema di finanziamento. Erano sul tetto. Lo so bene, c'è un problema di finanziamento. Il problema è che, diciamo, quando si è fatto questo discorso, secondo me non si è definito in maniera chiara ed evidente l'attribuzione di tutta una serie di responsabilità che erano in capo alle province. Certo. Io sto girando in questi giorni, ma lo facevo anche prima, e vedo lo stato delle strade provinciali. Perché ricordiamoci che una delle responsabilità delle province stava nelle strade, sulla scuola avevano pure, diciamo, la provincia delle competenze importanti, sull'assistenza ai disabili. Disabili, ci sono tutta una serie di situazioni che sono delle responsabilità importanti, e allora bisogna definire con chiarezza, anche questo sarà un compito importante, diciamo, che dovrà essere fatto, e vorrei dire, da questo punto di vista entra in gioco il discorso dell'autonomia. L'autonomia che è, io ritengo, uno strumento importante per questa regione, ma deve essere utilizzata bene, deve essere utilizzata per fare delle normative anche su questo, che ci consentano di definire con chiarezza attribuzioni, responsabilità e fondi, perché evidentemente poi dopo senza fondi... Ma si vorrebbero mettere insieme tante cose, per esempio, no, a noi ci pigliano in giro, perché siamo 25.000 forestali, è giusto? Ma nella provincia di Sondrio, per dire, la maggior parte dei forestali sono in carico alle province. Assolutamente. È chiaro, perché lì hanno questo bisogno. Magari noi nelle province avessimo parte dei forestali che stanno attenti alle pinete, alle riserve, e noi ne abbiamo tante, sarebbero meno onerosi per la regione, ma più efficienti da noi.
guardate che schieramento, assolutamente sì, abbiamo... attribuzione delle responsabilità è allora, uno poi dei primi dite, compiti la dobbiamo fare. Rivedere questa storia, assolutamente sì, cioè, dobbiamo ritornare e soprattutto sul fronte, cioè non è una cosa già fatta, bisogna rivedere, bisogna ritornarci, bisogna ragionarci bene e rapidamente. L'ultima domanda, presidente, candidato a presidente, professore Micari, l'ultima domanda, voi avete fatto un ticket, dice che è un tandem, a me piace di più il tandem, dice che è un tandem, sì. Un tandem, queste scelte e chiudiamo l'intervista. Ma devo dire un che con Giovanni Lavizza, sì, no? Sì, sì, mancava, sì. No, il vabbè, tandem, devo dire che diciamo abbiamo individuato questa opportunità, che è un'opportunità estremamente importante. A me piace di più, come dicevo, la parola tandem piuttosto che la parola ticket. Tandem rappresenta ma diciamo, tandem lo sappiamo cosa vuol dire, è chiaro, pedalare insieme, pedalare insieme. Io in tutte le mie precedenti e nessuno esperienze, può tirare il piede indietro, bravo, e in tutte le mie esperienze precedenti io ho sempre ragionato moltissimo in termini di squadra, e anche in questa esperienza voglio ragionare in termini di squadra. La squadra deve essere compatta, deve essere coesa, deve essere una squadra dove poi ci possono essere le individualità, i Baggio, però sicuramente ci deve essere un telaio di squadra che poi dopo funzioni e funzioni bene. Baggio e dei, tutti... dei tempi nostri, Baggio. Baggio. Oggi c'hanno il Dybala. Dybala noi l'abbiamo avuto, e devo dire un gran giocatore sicuramente. Però se quello non se le fosse venduto, anche quelli buoni, a storia che se non ne fosse Palermo. Vabbè, era impossibile tenerli tutti. Però. E quindi la squadra. Però dicevo, ci vuole la squadra. La metafora che a me piace sempre, lo dico, è quella del treno, no? Il treno è fatto da tanti vagoni, ma è importante che i vagoni marcino tutti più o meno alla stessa velocità e alla velocità più elevata, se no si rompe, se no il treno si rompe. E allora il tandem significa questo, significa pedalare insieme. Ma se uno mette il freno, non va bene. Dividendosi le responsabilità. Sicuramente Giovanni Lavia è una persona che ha grandissime competenze, viene da un percorso simile al mio, anche se si è avvicinato diciamo alla politica. Alla politica. Cioè lei non ha mai fatto nulla. Precedentemente no, io ho fatto... allora, chi fa il rettore fa politica. Certo, perché ma non fa è stato scelte politiche. Consigliere per esempio in Bagheria, per dire, no, o a San Giovanni, non ho mai, o San non ho mai vissuto esperienze di partito, questo no. Però chi fa il rettore fa politica, nel senso che fa delle scelte che poi sono... E noi abbiamo fatto delle scelte importanti, nel senso che noi abbiamo voluto uscire dalle mura dell'università e lavorare insieme alla città, abbiamo lanciato una serie di cose molto importanti, ora speriamo di poterle fare. Scherza, abbiamo fatto 22 minuti, quindi la chiacchierata è buona. Io ringrazio Fabrizio Micheli, magnifico rettore dell'Università di Palermo, candidato alle prossime elezioni regionali per il centro-sinistra. Grazie professore. Grazie a voi. Questa è Teleiblea. Canzone nuova è una città per cantare. Canzone nuova è una città per cantare.
mare. Questa è Teleiblea. Onorevole Lavia, lei è designato vicepresidente della regione nel caso in cui Micheli dovesse vincere questa competizione elettorale. È complicatissima perché le forze in campo sono tutte sulla stessa linea in qualche modo. Il territorio ragusano è a trazione agricola, maggiormente agricola e zootecnica. Gli impegni per questa terra quali sono? In primo luogo le caratteristiche di questa coalizione sono determinanti per questa terra, perché è una coalizione fatta di persone che hanno dimostrato di saperlo fare, di saper gestire anche la materia agricola, e quindi mettiamo a disposizione tutte le nostre competenze e professionalità in questo progetto, che è un progetto di governo per rilanciare l'economia agroalimentare di questa terra. Voi oggi siete qui anche in visita, oltre a fare campagna elettorale, come è giusto che sia, siete anche in visita nelle realtà del territorio, realtà economiche. Oggi nell'azienda Rosso, che poi accanto lei ha anche Nitto Rosso, e poi esponente di Alternativa Popolare Centristi per Micheli. Che idea vi siete fatti? In primo luogo visitare le aziende è sempre importante perché consente di toccare il polso all'economia del territorio, di ascoltare i bisogni, di sentire quelle che sono le esigenze rispetto al governo della regione. E questo credo sia importante, la fase di ascolto, per poi definire un programma puntuale che è quello che noi proporremo alla coalizione come Alternativa Popolare Centristi per Micheli. Passando per le aziende, quali sono le necessità che sentite, le istanze che vi vengono sottoposte maggiormente? Diversi criteri di utilizzazione delle risorse comunitarie, maggiore concentrazione sugli investimenti, la necessità di cambiare i criteri per la selezione delle proposte e soprattutto rilanciare tutte quelle misure per la competitività, mettendo le risorse che sono bloccate in gioco, perché l'economia di questo territorio ha bisogno di investimenti per poter crescere. Perfetto, Nitto Rosso è il nuovo commissario provinciale per Alternativa Popolare, un partito che praticamente riparte da zero in questo territorio. Sì, è un partito che non riparte da zero, è un partito che ha subito un trauma che ritengo ingiusto, ma ha trovato dei militanti e degli esponenti che stanno dimostrando con coerenza e lealtà di sapersi impegnare per far ripartire questa macchina. Oggi però sono qui nella veste di direttore della Rosso Conserve di Sicilia, che è la nostra azienda. Consentitemi di vantare un po' l'elite della produzione agroindustriale di questa provincia. Riusciamo a fare le cose a marchio Fiorfiore Coop, a marchio Conad, come tanti altri bravi imprenditori di questa provincia. Vorrei portare in questa campagna elettorale, indipendentemente dal ruolo, una voce, che è quella degli agricoltori di questa provincia, perché poi alla fine chi fa trasformazione come noi vive soprattutto di agricoltura, dunque ha stretto contatto con l'agricoltura. Vorrei portare una voce che è quella che, al di là delle risorse che sono sicuramente importanti, occorre trovare un momento di confronto anche con l'Assemblea regionale per l'approvazione di norme di tutto rispetto a favore di un marchio. Occorre tutelare realmente il prodotto siciliano, perché oggi il confronto che noi abbiamo è con un prodotto che costa poco, che viene dal Nord Africa o dalla Turchia o dall'Egitto, e anziché alzare muri come scioccamente viene proposto da qualcuno, l'idea sarebbe quella di creare maggiore informazione perché il consumatore possa saper scegliere, sapere che sta scegliendo un prodotto siciliano. Il prodotto siciliano è un prodotto che il costo ha un'incidenza sicuramente più alta perché vive di un costo di manodopera più elevato. È un prodotto che però è più controllato, ha delle regole più severe, più rigide, è un prodotto che ha una qualità assolutamente differente. Tutelare il prodotto siciliano significa tutelare la nostra economia. L'amministrazione a 5 stelle nel comune di Ragusa
ha applicato una rivoluzione inversamente proporzionale a quella che prometteva in campagna elettorale e sta smantellando punto per punto quello che era lo Stato sociale, i servizi che accompagnavano le famiglie. Non è un fatto incriminato, adesso sono una serie di fatti che costituiscono a fare una politica che io la definirei una politica anche scellerata. Hanno tagliato il servizio di attività integrative dopo 35 anni con una ricaduta negativa sul servizio degli asili nido. Abbiamo avuto il pubblico che protestava per quanto riguarda i servizi di educativa familiare e domiciliare, adesso si va a rivoluzionare quello che è un servizio assodato nella nostra città, che è quello del servizio di scuolabus domiciliare, quindi il prelievo a domicilio che veniva fatto dai famosi pulmini nelle famiglie, quindi nelle case, e portati a scuola. Adesso non si riesce a capire per quale motivo abbiano la necessità di risparmiare e si creano dei centri di raccolta dove voi immaginate una famiglia che ha un'azienda agricola, che ha già orari e chiaramente non è dipendente, per cui può anche prendere un permesso e scappare, deve recarsi a piedi, se c'è una mamma che non ha una patente, per esempio, e ha altri figli, deve portarsi il bimbo piccolo, l'altro bambino con la mano, e deve fare un chilometro di strada per lasciare il bambino allo scuolabus. Noi siamo con il laboratorio, abbiamo fatto diversi interventi su questo, invitiamo e abbiamo invitato l'assessore Leggio a rivedere un po' le cose, non capiamo per quale motivo si debbano tagliare questi servizi, è un problema economico che si ripercuote sui lavoratori anche della cooperativa che lo gestisce, perché se hanno l'obbligo di dover rientrare alla base entro un'ora è chiaro ed evidente che il servizio non si può svolgere. I bambini oggi che usufruiscono di questo servizio sono superiori a quelli dei posti, diciamo, che ci sono all'interno del pulmino, quindi è chiaro che poi devono tagliare anche su questo, e questo non è possibile per un problema di sicurezza, di disagio, per tutto quello. Non si riesce ancora di più a capire quando nel giro di una settimana, fra addio all'estate e rimane estate, che poi sembra un po' anche in contraddizione, e non le cito perché non sono d'accordo, siamo d'accordo, ma se spendiamo 50.000 euro nel giro di una settimana andiamo a tagliare giusto in un servizio che mette a disagio le famiglie che già vivono un disagio molto più complessivo, quindi una situazione davvero insostenibile. Cominciamo con la pallamano, perché proprio sabato, perché normalmente giocherà quasi sempre di sabato, l'Andrea Lisitra ha esordito nel campionato, ha avuto una trasferta lunga, anche questo pesato un po', 13 ore di pullman, però è chiaro che i ragazzi del presidente Girazza dovranno abituarsi alle trasferte, se non lo puoi fare in aereo, andare all'albergo bello, più o meno sono tutte così. Hanno esordito col Gaeta, che è una squadra, anche un tradizionale avversario, una squadra con grande storia nella pallamano, giocavano però a Fondi, quindi anche loro hanno problemi di campo. A proposito, mi auguro che il Comune, come ha promesso, sia in grado di fare in modo che sabato prossimo, nella prima gara interna, proprio il derby col Siracusa, si possa disporre di un palacolo, la palestra via Bellarmino, al massimo dell'efficienza. Dicevo, prima trasferta. Beh, è arrivata una sconfitta. È chiaro che il salto di categoria fra la 2 e la 1 è forse superiore a una serie, come succede in molti sport, tra la C e la B, per esempio il rugby è abissale. E devo dire che i ragazzi, tutto sommato, hanno perso per 6 punti, ma recuperando i 9 punti del distacco che avevano alla fine del primo tempo. È normale che il primo tempo, cosa volete? La prima volta che giochi, prima trasferta così lunga, prima volta che gioco in Serie A, anche se c'era gente magari che l'aveva fatto, assente il pivot che era stato preso ed era un giocatore validissimo, ma infortunato e non ci sarà per l'intera stagione, quindi un poco in formazione di ripiego, hanno subito forse anche l'emozione delle soldi e pagando lo scotto della nuova arrivata. Però nel secondo tempo, quando hanno avuto modo
di riprendersi, di riorganizzare le idee, anche di ritrovare un po' del coraggio e della convinzione che gli avversari erano forti, ma non erano i campioni del mondo, si sono stretti come se si fossero stretti fra di loro, avessero fatto una specie di patto d'impegno, hanno cominciato a macinare il gioco rimontando. Hanno rimontato solo in parte, però hanno dimostrato di avere buone potenzialità e sono usciti dal campo tra gli applausi dello sportivo pubblico locale. Dobbiamo dire, sì, è la sconfitta, ci sono stati errori, il tecnico Badurusso l'ha anche ammesso, però ha anche detto che la squadra tutto sommato ha mostrato notevoli margini di miglioramento. Io sono convinto che questi margini ci siano e penso soprattutto che se come sembra in settimana potrà arrivare già il primo dei rinforzi, credo che se ne dovranno trovare due, ma se già arriverà il primo, un giocatore sicuramente di spessore e soprattutto elemento fondamentale, dote fondamentale di esperienza, la squadra ne trarrà sicuro giovamento. Comunque una sconfitta che era preventivata, tutto sommato ci poteva stare, rientra nell'ordine delle previsioni e non deve assolutamente fare scoraggiare in un campionato che si presenta difficilissimo. Ricorderete, il trucco è arrivare fra le essere una delle 18 che comporranno la Serie A dell'anno prossimo, Serie A che comunque presupporrebbe un girone unico, quindi vuol dire trasferte fino a Bolzano e così via. Detto questo, e fatti ancora i complimenti ai ragazzi, soprattutto per la forza di reazione e la capacità di ripresa dimostrata nella seconda parte della gara. Ricordo ancora che sabato, se non vado errato alle 18, ma poi l'orario ne parleremo in seguito, alla Bellarmino ci sarà il primo e unico derby della stagione contro l'Albatros Siracusa, che tra l'altro è esordito invece vincendo, quindi sarebbe ora di cominciare subito a fare punti, anche se l'avversario Siracusa ha una tradizione nella pallamano formidabile, ricorderete anche vinto lo scudetto ai tempi di Rosario Lobello, è una squadra comunque che veramente può vantare su un grosso passato, una grande tradizione, anche proprio un atteggiamento mentale di una città che ha i suoi tifosi, che è abituata a questo, ma penso che soprattutto dopo aver fatto la prima esperienza e averne tratto tesoro, e soprattutto se riuscirà ad avere almeno uno dei rinforzi, i ragazzi di Badurusso e del presidente Girasa potranno fare la loro brava figura. Ovvio che la presenza del pubblico sarà fondamentale. Chiudiamo il discorso pallamano e andiamo verso la seconda parte parlando di calcio, e per il calcio useremo le immagini e poi anche un'intervista dovute come sempre alla tradizionale, antica e eccezionale cortesia di Antonio Gerratana. Le immagini si riferiscono alla vittoria del Marina, il Marina ha vinto 2-0, voi sapete che al Selvaggio giocano le due squadre ragusane, sono Città di Ragusa e il Marina una volta a testa, domenica scorsa è esordito in campionato il Città di Ragusa pareggiando 1-1, ora ha giocato il Marina e ha vinto 2-0. Sabato intanto nella stessa giornata il Città di Ragusa ha pareggiato 2-2 ad Avola. Come è stato nella gara d'esordio, è stata una partita sotto certi profili sfortunata, perché i ragusani sono stati due volte in vantaggio fino a proprio qualche secondo dalla fine, intanto vedete la prima rete sul rigore, poi sono stati ripresi. Due gare che lasciano ancora imbattuto i ragazzi di Filippo Rositi, avrebbero potuto tranquillamente anche essere due vittorie, ma per una squadra costruita, ricorderete proprio in settimana è arrivato Ascia, ancora in fase di allestimento e comunque nuova per 18 ventesimi, devo dire che bisogna rendersi conto che la situazione è questa e anzi bisogna apprezzare quello che è stato fatto fino a questo momento. Tra l'altro dobbiamo dire che quello che è importante è che ecco la seconda rete, e dobbiamo dire che è molto importante che la squadra non abbia perso, perché da morale adesso potrà sicuramente giocare finalmente in casa domenica prossima, che sia lo Scordia, che è una squadra molto forte e si può così, e poi del resto ricordiamo è una squadra che punta alla salvezza tranquilla. Per quanto riguarda il Marina, non nascondiamoci, è una delle corazzate, una squadra creata per andare molto lontano almeno ai playoff, e devo dire che sia pure palesando ancora qualche momento in cui deve ancora rodare, smussare qualche angolo, la squadra di Filippo Rasite e del presidente Labiso ha confermato sul campo di avere tutte le potenzialità per andare non lontano ma lontanissimo, e questo al di là del piacere di come ragusano, il piacere diventa doppio con la rete, perché se è stato annullato diventa doppio questo piacere per il semplice motivo che non possiamo altro che congratularci con gli straordinari, davvero ammirevolissimi, veramente commoventi tifosi del Marina, che fanno davvero onore al concetto del tifoso che ama la sua squadra, la sostiene e la supporta.
Prima di chiudere, sempre grazie alla cortesia di Antonio Gerratana, delle risposte, delle domande da parte del tecnico Salvatore Utro, che con l'occasione saluto, perché Salvatore è stato tanti anni con Ragusa, continua la tradizione, devo dire che è un ragazzo di estrema validità e di grandissima educazione. Vedete l'intervista e vi saluto. Ma l'analisi è giusta nel momento in cui andiamo a evidenziare che nel primo tempo gli avversari hanno coperto il campo rifiutandosi di giocare, pensando solo alla fase difensiva, e quindi hanno fatto bene la fase difensiva, e quando si incontrano squadre che decidono di non attaccare, di non ripartire, di pensare solo a difendersi, il problema nasce lì. Nel secondo tempo non è che noi siamo cresciuti rispetto al primo, sono calati gli avversari, perché difendere e andare dietro alla palla comporta energie, se ti finiscono poi automaticamente ti apri. L'unica cosa che rimprovero ai miei ragazzi è soltanto il fatto che non siamo stati cattivissimi sotto porta. Per il resto queste sono partite difficili, d'altronde questa squadra qui viene da 3 sconfitte, ma tutte di misura, e quindi un motivo ci sarà. Sono una squadra di categoria abbastanza piazzata fisicamente, non ti lasciano tanto spazio. Non ci aspettavamo più spazi di ripartenza, ma l'unico modo per aprirle è stato allargare il gioco. Queste partite le vinci con pazienza, con tranquillità e soprattutto aspettando quello che è il momento giusto e lo spiraglio giusto. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché parliamoci chiaro, era 9 mesi che il Marina non vinceva una partita ufficiale in campionato, quindi siamo contenti di aver regalato alla società e ai tifosi una vittoria che mancava da 9 mesi. Abbiamo passato il primo turno di Coppa Italia, adesso ci rituffiamo mercoledì in Coppa, quindi non abbiamo neanche il tempo di prepararla, ma siamo pronti, e poi sabato ritorniamo in campionato, quindi i ragazzi stanno facendo un buon lavoro. Questa è una squadra che è cambiata per il 95%, quindi dell'anno scorso sono rimasti solo 2 elementi, e ci vuole pazienza, ci vuole attenzione, ci vuole applicazione. Questo gruppo ha voglia di fare un grande campionato, però ripeto, dobbiamo continuare il lavoro e dobbiamo capire che ci sono anche gli avversari che giocano soprattutto all'Aldo Campo, per non disunirsi, perché questo è un campo che appena ti allarghi ti fai male. Quest'anno avremo grandi difficoltà sicuramente quando incontriamo squadre chiuse come queste, quindi bisogna avere pazienza, allargare il gioco e continuare a lavorare. Incorruttibile, del tutto affascinabile,
sono scuse, lo sai. Gravità con me, gravità con me. È l'amore che ci manca. Gravità con me, gravità con me. Perché l'amore è quello che ci salva. Resta qui con me, resta qui perché. Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana. La Mezza Milano, andata e ritorno.
mattina nemmeno mi ricordo dove ero fino a ieri, cosa ho mangiato a cena, perché mi prude il culo e mi fa male la schiena. Da Mezzia a Milano, valigia e biglietto, lo spazio in aereo sembra sempre più stretto. C'è gente che ride per l'applauso al pilato, io vedo solamente attaccamento alla vita. Con il terrore di una guerra santa, nell'Occidente chiuso in una banca, io me ne vado in settimana bianca, bianca. Ora le trappole che ancora incanta, e la provincia che mai viene tanta, l'Italia spento la bandiera bianca, e canta. Mezza a Milano, andata e ritorno, la vita di coppia non è come un video porno. La signorina Google mi dice dove andare, entrando a gamba tesa sulla voce di mia madre. La Mezza a Milano è un viaggio pazzesco, da nonno Michele a mio nipote Francesco. C'è un lupo della Sila fra i piccioni del Duomo, c'è un vecchio ragazzino dentro il corpo di un uomo. Con il terrore di una guerra santa, e l'Occidente chiuso in una banca, io me ne vado in settimana bianca, bianca. Ora le trappole che ancora incanta, e la provincia che mai viene tanta, l'Italia spento la bandiera bianca, e canta. La differenza se c'è fra la vita reale e la vita cellulare. Capire
Costringiamo la notte.